Io vivo sempre con i piedi per terra perché sono sempre pronto a tirare su di morale e soprattutto da qualche pacca sulle spalle quando i momenti sono difficili. E quando i momenti sono buoni come questi bisogna essere ancora più incisivi, secondo me, ricevere ancora di più, cercare di non pensare di essere arrivati a fare qualcosa di importante, ma mantenere quello che funziona e migliorare quello che non funziona. Per me il botto più importante è quando sei in alto, non quando sei in basso, quindi io incito sempre la squadra, voglio che la squadra abbia questo tipo di atteggiamento che è stato, e lo dico senza problemi, entusiasmante mercoledì in Coppa, perché finalmente siamo riusciti ad arrivare, questo è giusto dirlo, a menzionarlo, dove qualsiasi giocatore di questa rosa impiegato può dare il suo contributo. Prima non era così per tanti motivi, una squadra che non si conosce, una squadra che si è allenata un mese e mezzo in posti diciamo diversi. Da quando siamo arrivati a casa abbiamo impostato un lavoro sempre uguale ma con risultati diversi perché obiettivamente le dimensioni del campo, il campo, lo stare nello spogliatoio, vivere lo spogliatoio, vivere senza orari, lavorare alacremente per un'azienda, questo ha dato dei risultati diciamo a media e lunga termine, però sinceramente in questo momento mi sento di dire che finora il campionato è stato un campionato difficile. In questo momento stiamo raccogliendo qualcosa di più, però l'esplosione mercoledì del ghigno, della volontà, dello spirito, dell'energia che il gruppo ha voluto con Costa Ferreira, con Cancellotti, che possono, tra virgolette, come sappiamo tutti, snobbare o comunque gestire. È partito da loro un messaggio veramente forte dove tutti gli altri calciatori che sono di buonissima qualità, da Florio, abbiamo fatto debuttare anche un ragazzo nostro del 2001, quindi che si è comportato egregiamente. Però se non c'è un lavoro prima, uno messo lì come tempo perso. Quindi c'è un lavoro da parte di tutti, compreso quelli che stanno lavorando sotto di noi, che cercheranno di darci il quanto più possibile nel tempo. Qualche giocatore da portare anche in prima squadra. Sono felice che ci sia unità di intenti da parte del gruppo, cioè il gruppo non deve pensare minimamente che ci sia un titolare o ci sia una riserva. Cioè io voglio arrivare alla fine e ci arriverò al sabato mattina dove mischierò le carte e alla domenica do la formazione, perché secondo me così si alza ancora di più l'attenzione, ancora si alzano le intensità lavorative, altrimenti arrivi che al giovedì dai le casacche, il venerdì quelli che giocano non si allenano, il sabato non si allenano, la domenica non giocano, il lunedì non si allenano e noi fra un mese che abbiamo bisogno di tutti gli altri giocatori non li abbiamo, perché dopo non puoi andare da un giocatore che è considerato riserva a chiedergli qualcosa. Noi in questo momento qua abbiamo bisogno di tutti e quello che sta succedendo mi dà grande entusiasmo e grande convinzione.